Muovaco. Tiè. Aronda e Piperno. Vieni, vieni, vieni avanti. Riverisco, eccellenza. Aronne, tu lavori bene. Grazie. Bella boisserie, bella armadio, belle cassapanche, bello, bello, bello tutto. Bravo, grazie. Adesso non ne puoi andare. Non ho capito, eccellenza. Ah, ne hai capito? No. Ho detto adesso te ne puoi andare. Me ne devo andare, ma io ci avrei... Che ci avresti? Il conticino. Ah, c'hai il conticino? E dammelo sto conticino. Ecco. Ecco il conticino. Ecco fatto. E perché l'ha strappato? Beh, che ci faccio? Ma come che ci faccio? E i soldi miei? E non ti do. Come non mi dà? E come? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne becchi. Ah, ho capito. Mi vuoi fare uno scherzo. Credo. Ecco, bravo. Chiamo lo scherzo. Lei è famoso per gli scherzi, ne raccontano tanti. E allora racconta pure questo, Piperno. Ho capito, forse eccellenza vuole un po' di sconto. No. Il marchese del Grillo non chiede mai sconti. Paga o non paga, io non te pago. Butto fuori. C'è qualche cosa che non va, eccellenza. Ma tutta, Ronne mio. Tanto comincia a dire che nell'armadio che tu hai costruito io ci ho sbattuto un ginocchio che mi sono fatto pure male. Ma io che ci... Non è una buona ragione questa. Sì, eccellenza. E in più, tu sei giudeo. E i tuoi antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato nostro Signore Gesù Cristo. Posso essere ancora un po' incazzato per questo fatto? Ma certo, eccellenza. Osetti. Comunque, se credi di avere ragione, fammi causa. Ma io ho ragione. E vabbè, se i giudici da danno, io te pago. Adesso fammi andare a dormire che io sono stato per aiutare. Ci ripensi, eccellenza. No, no. Vengo domani. No. Io ho famiglia. E io pure. Ma che devo fare? Te ne devi andare.